Ragazzi, buongiorno a tutti. Ancora una volta video Relline Italia, www.relineitalia.it per tutte le vostre esigenze. Oggi andremo a parlare di una cosa che ci è venuta in mente, particolarmente nata dopo la vendita strepitosa del nostro Relline R8 con telecamera Wi-Fi. Vi illustreremo passo per passo come accedere alle immagini in diretta sul vostro telefonino. Ricordiamo che il Relline R8, come il VL686, che poi sarebbe l'R90, hanno tutti un sistema che è interfacciabile con un programmino che viene scaricato tramite le applicazioni del vostro sistema. Per semplificare questo tipo di operazione, nel nostro manuale di istruzioni abbiamo anche comodamente inserito dei codici QR per qualsiasi tipo di telefonino o per quelli di voi che non hanno scaricato l'applicazione del QR code, che tra l'altro è una cosa molto semplice, potete direttamente fare il download tramite l'applicazione Relline che trovate tranquillamente negli app del vostro telefono. Quindi, una volta che abbiamo parlato di queste cose qui, andiamo effettivamente ad effettuare questo tipo di operazione. Allora, una volta che voi avete inserito le batterie nel telecomando e chiaramente avete tirato fuori il vostro drone con la telecamera innestata all'interno come è nella confezione, quello che si deve fare, il primo step, è di inserire la batteria da 3,7 volt all'interno del vostro drone, facendo sì che dovete avere delle luci che flashano. Chiaramente la batteria deve essere carica, ma basta la carica che c'è nella scatola. Una volta che abbiamo effettuato questa operazione, possiamo anche mettere il nostro drone da parte e passiamo direttamente all'applicazione. Quindi andiamo, prendendo il telefono, andiamo su l'app, ok? E chiaramente andiamo a cercare il vostro tipo di sistema che va scaricato per l'eventuale telecamera. Chiaramente nel nostro caso già l'abbiamo scaricata, abbiamo usato un QR reader che è chiaramente un programma che si può scaricare. Una volta che avete scaricato il QR reader, potete fare una foto. E la foto deve andare chiaramente con quel tipo di sistema operativo che avete nel nostro telefono. Una volta fatto questo, avete praticamente scaricato il sistema Rayline, che è questo qui per l'R8. Ok, chiaramente l'R8 e l'R90 hanno due sistemi completamente differenti. A questo punto il drone non è pronto perché praticamente dovete andare nella pagina prima su impostazioni e chiaramente su impostazioni dovete andare a cercare il sistema inserendo il wifi. Quindi cosa fate? Chiaramente voi avete il wifi off, andate a inserire il wifi e dovete trovare il wifi UFO 7D5D71 per l'R8. Lo selezionate. Una volta selezionato, è tutto ok, tornate nell'applicazione, spingete l'applicazione, avrete questa schermata. Su questa schermata basta spingere play e dopo pochi secondi vi andate a vedere l'immagine in diretta. Eccoci qua. Relline Headquarter, siamo qui nella zona che noi abbiamo adibito ai video che avrete sicuramente visto e a questo punto voi avete il vostro R8 chiaramente in streaming. Adesso vi voglio anche andare a spiegare le differenti applicazioni che ci sono chiaramente su questo tipo di sistema. Allora, ci sono delle icone sulla parte superiore del telefono, sono partendo da sinistra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La prima di sinistra, se l'andiamo a selezionare, è la pagina iniziale.
ci sono le istruzioni, il setting e il play. La seconda, con la foto dell'icona della telecamera, come sentite, serve per scattare le foto. La terza, sempre partendo da sinistra, serve per far partire i filmati. Quindi selezionando avrete un contatore di secondi e avrete chiaramente la possibilità di filmare quello che il drone vede. Perfetto. La quarta da sinistra è praticamente quello che vi porterà poi alle foto e ai video. Nel caso delle foto avrete tutte le foto che abbiamo appena fatto, ok? Quindi le potete andare a rivedere oppure potete andare a rivedere i video selezionando il video. E chiaramente qui avete, nel caso nostro, ecco, vedete, siamo qui al centro commerciale Il Leone, abbiamo questi video che sono molto molto belli, li potete comunque andare a selezionare, a vedere chiaramente toccando lo schermo, ok? Perfetto. E ritorniamo indietro, quindi siamo arrivati al quarto. Il quinto 30, 60 e 100% è praticamente i frame al secondo, il sesto è praticamente l'induzionale nel caso volete volare con il telecomando, quindi inserendo l'induzionale il gas rimarrà sempre acceso, quindi c'è un discorso del gas qui a sinistra, ok? E il destro, nel caso dell'induzionale, potete andare a eliminarlo e potete girare a destra, a sinistra, avanti e indietro. Se non volete fare tutto ciò, basta eliminarlo, ok? E potete usare lo stick, ok? Il quarto è per eliminare il comando e quindi va inserito con il clip sopra e si vola con il telecomando. E l'ultimo è per invertire le immagini. Quindi ancora una volta abbiamo parlato del Redline R8 come del VL686, cambia solo l'applicazione, anche chiamato R90, video Redline Italia, www.redlineitalia.it. Grazie mille e buona giornata.